Ciao! Allora, benvenuti in un nuovo video. Io e la mia tisana vi diamo il benvenuto. Oggi parliamo delle scoperte del mese, quindi vi mostrerò i tre prodotti che ho preferito per questo mese. Ma prima di iniziare vi ricordo di iscrivervi al canale se già non l'avete fatto, cliccare sulla campanella così verrete avvisati ogni volta che carico un nuovo video e mi raccomando di lasciare un commento se volete essere estratti per ricevere un premio da me. Se non sapete di cosa parlo, aspettate la fine del video per scoprirlo. Allora, il primo prodotto che vi mostro questo mese è questo dell'L'Occitane, è l'olio da doccia alla mandorla. Eccolo qui. Allora, la versione che avevo io era un 35 ml, ma l'ho usato per più volte, ma comunque ho segnato il prezzo che 250 ml viene 18 euro sul loro sito ufficiale. Ve lo mostro. Allora, se vi ricordate, avevo già provato un olio da doccia, il mio primo olio da doccia, ed era quello al karité, sempre dell'Occitane. Questa alla mandorla ho trovato che sia più corposo, è comunque un valido prodotto. Oltretutto, profuma di mandorla. Sì, ho completamente finito, adoro queste confezioni. Profuma di mandorla ed è delicato sulla pelle. È un olio abbastanza denso che appena a contatto con l'acqua comunque si trasforma in una crema. Devo dire che non fa tanta schiuma, anche se ha un buon potere pulente, si risciacqua facilmente, anche se è un olio tranquillo, si rimuove immediatamente e io ho l'acqua molto dolce, quindi si rimuove facilmente con la mia, quindi immaginate con la vostra, tranquille, anche se è un olio. Ha un buon potere idratante perché lascia la pelle molto morbida, molto setosa. Trovo che sia più adatto forse per la pelle secca. Ma comunque sia, per me fa il suo lavoro. Preferisco quella karité perché fa una bella schiuma, è più coccoloso, ma anche questo funziona. Non posso dire niente perché assolutamente funziona. E andiamo avanti. E vi mostro questo prodotto che è wow, assolutamente wow. Questa è la crema mani dell'Yves Rocher, l'Argan e Rosa, 30 ml, eccola qui. Ho segnato il prezzo, 30 ml, 2,95 euro, in negozio è un punto verde, quindi non è mai scontabile, ma fateci caso, molto spesso ci sono le promozioni, due creme mani a 5 euro, quindi è il caso davvero in quel momento di fare scorta. Allora, il profumo. Cos'è il profumo? È caldo, avvolgente. L'argan è caldo, più avvolgente, perfetto per l'inverno, però ha quella punta di rosa che non lo rende così intenso. Sì, il profumo dura un pochino sulle mani, non tantissimo, però dura. La texture, la formulazione è la solita, quindi fantastica, davvero un'ottima formula. Hanno provato la Yves Rocher perché basta poco prodotto, si stende bene sulle mani, si applica molto bene, assorbe molto velocemente e possiamo tranquillamente fare qualunque cosa dopo, quindi è ottima anche da tenere in borsa, visto la dimensione piccolina, da applicare durante il giorno. Buon potere idratante, io ho applicata anche la sera come impacco più strong, funziona benissimo e il profumo è particolare, ma invernale, caldo, avvolgente, mi piace davvero tanto. Ed ecco, quando ci sarà quelle due creme a 5 euro, questa sarà una di quelle che ricompro perché è stata davvero una super super scoperta. E andiamo avanti. Ultimo prodotto per questo mese, e anche questa è stata una di quelle scoperte wow, perché vi parlo dello shampoo purificante leggerezza lunga durata mela verde e lime di Bottega Verde. Allora, shampoo purificante con succo di mela verde e lime per capelli normali tendenti a ingrassarsi. La confezione è un 250 ml, il prezzo di listino è 7,99 euro, ma si trova tranquillamente online in negozio a 3,99 euro. Ve lo mostro. Questo qui. Allora, io devo dire che ho i capelli misti, quindi che tendono ad ingrassarsi, sì, ma sono anche abbastanza secchi sulle punte. Normalmente gli shampoo purificanti a me seccano tantissimo i capelli, questo no. È bilanciato in modo che purifica la cute, davvero la lascia
pulita, rimuove sebo in eccesso, però non la irrita, non la secca, non è aggressivo, non secca i capelli, anzi i capelli sono davvero morbidi, è inutile che li tocco adesso perché sto usando un altro shampoo, li lascia davvero morbidi ed belli, morbidi, facili da pettinare, belli lucidi. È difficile trovare questa combinazione in uno shampoo purificante. Oltretutto non mi irrita la cute, non me la fa ingrassare più velocemente. Io tranquillamente con uno shampoo faccio 3 giorni, poi dopo li lavo, quindi non c'è problema, è valido, davvero valido. Il profumo è mela, mela verde, delicato, ma comunque non persiste sui capelli e guardando l'inci, anche l'inci non è affatto male, quindi davvero se c'è la ricerca di uno shampoo purificante che non sia troppo aggressivo, ma che faccia il suo lavoro a un buon prezzo e con un inci ed è valido, non completamente verde, ma se non sbaglio lo vedrete nella clip, ma comunque penso che sia 4 stelle su 5. Questo qua sicuramente fa il suo lavoro, di quelli che io segno per ricomprarlo perché è fantastico. Allora, adesso tocca a voi, voglio sapere se avete provato qualcuno di questi prodotti e come siete trovate. Io come sempre spero sia stata utile ed lasciatemi un like se vi è piaciuto il video e alla prossima. Ciao, ehi, sono qui. Ciao! Ti sei ricordato di mettere un commentino? Mi raccomando, mettilo qui sotto e ricordi di essere iscritto al mio canale. Solo così potrai ricevere un regalino da me. Lo sai che estraggo ogni mese? Ciao!